Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come vedrete dal titolo, volevo farvi un get ready with me. Volevo mostrarvi una palette che ho comprato poco fa. La palette di cui parlo è la Modern Renaissance di Anastasia Beverly Hills. È il top, cioè nel senso, io sono una che ama il make-up, però non è che ci spende i peggio soldi, però questo è stato un grande acquisto. L'ho pagata 42 euro, che lo so può sembrare un prezzo esagerato, però ha comunque 14 colori e quindi sarebbero 3 euro a colore e sono colori super pigmentati. Per quello che piace a me è la palette perfetta. I colori sono questi, io direi fantastica, e la posso consigliare anche a chi magari non ci sta troppo con il make up, cioè non è troppo fissato, però comunque gli piace magari truccarsi la sera per andare a ballare oppure ogni tanto mettersi un po' di ombretto. Io la straconsiglio perché per me sono stati 42 euro, però 42 euro super spesi bene. Sono riuscita a fare tantissimi look con questa palette, quindi volevo mostrarvi quello che io ho usato durante le vacanze per uscire la sera, che comunque non è un make up troppo pesante, quindi a chi piace il trucco un po' più pesante può usarlo anche di giorno. E niente, io direi di iniziare. Diciamo che io d'estate non uso mai il fondotinta, perché primo perché mi abbronzo tantissimo, quindi diciamo comunque c'è il sole che mi dà colore, e poi perché mi dà troppo fastidio, perché quando poi inizi a sudare ti senti questa maschera in faccia che evapora e mi dà fastidissimo. Se vi volete usare il fondotinta posso consigliarvene due. Dipende, se volete qualcosa che vi copra tantissimo i brufoli, le macchie, che abbia una copertura veramente top, vi posso consigliare Studio Fix della MAC, che è il fondotinta più buono che abbia mai provato, perché ha proprio una copertura, mamma mia, fantastica. E invece se volete magari una pelle un po' più, solo un po' più colorita e più omogenea, vi consiglio Fit Me della Maybelline, con cui mi sono trovata benissimo. Diciamo che questa è la seconda volta che io faccio questo video, perché mi è partita la card, la memory, e quindi ho già sugli occhi il primer che vi mostrerò, ovvero quello della Kiko Eye Base. Questo primer l'ho pagato 3 euro ed è stato il primer migliore che abbiamo mai provato, nel senso ce ne saranno altri 100.000 migliori, però questo l'ho pagato 3 euro e rimane sugli occhi in modo perfetto, cioè non si leva nulla, il make up ti dura tantissimo, quindi ve lo straconsiglio. Per questo make up vi consiglio di utilizzare due pennelli, perché uno per i colori più chiari e uno per i colori più scuri, perché sono un sacco pigmentati e vi smaccherebbe tutto, uscirebbe un trucco schifosissimo. Inizio con utilizzare Rose Sienna e lo metto su tutta, diciamo, la palpebra, cioè sulla parte esterna della palpebra. Diciamo per creare più una base. Poi passiamo a Burnt Orange. Poi dopo prendete l'altro pennellino, io utilizzo semplicemente quello della palette, e prendete la parte per lo smokey eyes. E prendiamo Red Ochre, sarebbe rosso ocra. Adesso, per dare un po' di rosso, diciamo un po' di rosso fucsia, vi consiglio di utilizzare Venetian Red. E poi se volete aggiungere ancora un po' più di fucsia, secondo me il make up così già va bene. E mi dispiace sinceramente che non si vedano realmente i colori come sono, perché sono molto molto più belli. Però se volete aggiungere un po' più di fucsia, diciamo, vi posso consigliare Love Letter. Adesso riprendiamo il pennellino per i colori chiari e prendiamo
il primo colore che abbiamo utilizzato, ovvero il rosa sienna, per rendere tutto un po' più omogeneo, e passiamo il pennellino proprio qui per rendere tutto un po' più omogeneo. L'ultimo dettaglio, insomma, che vi posso consigliare, che io faccio sempre perché avrei molto lo sguardo, è quello di mettere un po' di shimmer all'interno dell'occhio. Non so se notate la differenza, ma questo occhio è molto più luminoso e, diciamo, aperto, e se volete mantenere l'effetto opaco non ce lo mettete, e però mi piace, quindi un pochettino ce li metto sempre. Questo look potrebbe chiudersi anche così, aggiungendoci soltanto il mascara o le ciglia finte, se vi piacciono, oppure ci mettete l'eyeliner come faccio io, perché non lo so, mi sembra più completo. Come eyeliner vi posso consigliare questo della Debbie, che è 100% precision eyeliner, eyeliner, e questo è waterproof, e vi consiglio waterproof perché è molto 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 più scuro, e in realtà non è neanche waterproof perché sono andata al mare e si è tolto. Varie persone nei commenti mi hanno chiesto di mostrare in modo più approfondito come metto l'eyeliner, e cerco di sforzarmi il più possibile. Ok, l'ho messo malissimo, perché non riesco a, cioè, a tenere lo specchio e a tirare l'occhio, perché io ho l'occhio un po' smorto, diciamo, cioè la pelle se ne cade un pochino, perché non lo so, e quindi non sono riuscita a metterlo in modo perfetto. Ma io vi giuro che vi farò un video soltanto su come metto l'eyeliner e vi spiegherò come adattarlo alla vostra forma degli occhi, perché io sono anni che metto l'eyeliner e, diciamo, con il tempo ho imparato piuttosto bene a metterlo. E quindi, se vi va di vedere questo video, fatemelo sapere nei commenti oppure con un like a questo video. Ok, allora, ho appena finito di mettere l'eyeliner a tutti e due gli occhi e passiamo al mascara. Io vi consiglio tantissimo Volume Extreme della Debbie. Questo mascara io l'ho pagato 3,90 euro e fa paura, io lo amo, lo adoro, ho provato tantissimi mascara nella mia vita, e questo è, diciamo, forse il migliore che abbia mai provato, soprattutto in base a qualità, a rapporto qualità prezzo, perché 3,90 euro per un mascara è fantastico, e vi giuro è il top, questo mascara è ottimo. Però devo anche dire che, diciamo, almeno secondo me, il mascara, cioè sì, comunque c'è la differenza tra quelli più buoni e quelli no, quelli non buoni, però devi essere anche bravo tu a metterlo, perché se lo metti solo così siamo tutti, cioè fanno schifo tutti, invece ci vuole una certa tecnica, non che io, diciamo, ce l'abbia, però in tanti anni che comunque me lo metto tutti i giorni, ho più o meno imparato come metterlo nel migliore dei modi, forse. Come potete vedere, il mascara si è messo in modo piuttosto preciso e, cioè, a me piace tantissimo, mi piace tanto come esce, perché è molto, cioè le ciglia non si appiccicano, però comunque sono, cioè, diciamo, è comunque molto marcato come mascara. E io solitamente faccio sempre 2-3 passate, anche 4 dipende, e non si appiccica, lo amo, ve lo stra consiglio. E adesso passiamo al rossetto. Il rossetto che utilizzerò sarà un Long Lasting Liquid Lipstick, ovvero una tinta labbra della Wycon, ed è la numero 28 nude. Diciamo che è una tinta discreta, cioè nel senso l'ho pagata 7 euro, e rimane, però non è che proprio, sai, le tinte in teoria dovrebbero rimanere anche se mangi, e dovrebbero restare su tutto il giorno, questa no.
rimane qualche ora, però comunque non è che ha una tenuta proprio ottima, devo essere onesta. E però comunque non è male, cioè nel senso ha un bel colore, comunque la tenuta è discreta appunto, quindi per chi magari non ha intenzione di spendere troppi soldi per una tinta labbra, questa va più che bene. Prima di mettere la tinta, solitamente, cioè proprio all'inizio del make up, scusatemi se non l'ho detto prima, metto sempre un po' di burro cacao, così poi quando metto la tinta non ho le labbra secche e diciamo che non mi distrugge le labbra, che rimangono un po' idratate sotto. Questa è la prima passata e se volete un colore un po' più intenso ne fate due. Questo era il make up tutorial. Mi piace tantissimo come è venuto il make up, perché è un make up molto elaborato, perché comunque abbiamo usato un sacco di colori, però non è volgare e mi piace tantissimo, veramente tantissimo. E sperando che sia piaciuto anche a voi, e se è così lasciate un bel mi piace al video, iscrivetevi al canale, premete la campanellina che si trova a fianco iscritto, così vi arriveranno le notifiche ogni volta in cui posterò un video, se vi fa piacere ovviamente, e commentate qui sotto che cosa vorreste vedere. E io vi ringrazio come sempre per aver guardato il mio video e vi mando un bacio enorme.